Buonasera, vi presento Katrin Hart, artista americana. Il suo è, come potete vedere alle nostre spalle, un brulichio di forme, astrazione e materia. Le volevamo chiedere, quali sono le forme della natura alle quali lei si ispira? My works are my ideas and my emotions. I paint the human condition, all of its crags and crevices and what we reveal, what we want to hide, who we are when we're alone. The way I express this is through abstract shapes, usually large, organic, abstract shapes. It fluidity of that emotional world, materiality, tactility, texture is very important. Sculptural. It shows the painting's history. It also shows my own artist journey, what I've added, what I've taken away. It reveals a part of me in a raw way, and I think that's very important to be transparent as an artist in your intentions, and I strive to have the courage to do that. I don't always succeed. These particular paintings and the others in this gallery in the show are from La Luna Negra, the series of a period of isolation and transformation of identity. My works are rooted in my personal history, but by painting and expressing primal emotions of yearning, loss, renewal, they're broadly relevant. So in these particular works, I am striving to search for the unswayable feminine identity in the midst of personal experience, culture, and heritage. Thank you. Buonasera, vi presento Carina Fugd, artista svedese. Stasera le chiediamo delle case, è un elemento ricorrente della sua pittura, il legame che lei ha con la casa. Ok, you talk Italian and I talk Swedish. No, did you ask me about my paintings? Ok, I'm used to do a lot of abstract paintings. And also I work with these houses, like the houses is like the identity of the people, like the soul and the mind. So I'm used to have very, very simple forms when I'm working. And also I work very much with my colors, like painting and scrape and painting and scrape again until it feels like in my stomach I stopped. So, thank you. James Watson, artista scozzese, e nella sua opera c'è tanta vivacità coloristica e tanta matericità. Siamo qui a chiedergli da che cosa lui è ispirato ogni giorno. Well, my paintings are abstract, but they're abstract landscapes. What I like to do is interpret the feelings of places that I visit. For this one behind me, for example, off the west coast of Scotland in Islay. Mountains in the background, the sunset and dancing dolphins in the sea. But it's my interpretation of what I've seen.
but not all my paintings are so graphic. Some are more abstract. I like to look at the colours. I like to be inspired by the feelings, the atmosphere, and environment. And when I work in my paintings, it's not just the paint that I put on that's important. It's the paint, the surface that I peel off and rub away to create surfaces underneath, like the wind blowing the sand, things like that. So I try to make them natural, and I like to be influenced by history and by the people I'm with, and colors. Thank you. Grazie per essere venuto qui questa sera, nonostante il tempaccio, che fino a ieri ha detto, oggi niente, non è voluto sapere. Siamo felici di presentarvi quattro artisti eccezionali, differenti tra di loro, oltre ovviamente che per la nazione, come sempre, anche per lo stile pittorico. Alle nostre spalle abbiamo delle opere veramente materiche e splendide, dell'artista Catherine Hart, proveniente dall'America, e accanto la nostra critica d'arte Roberta Motola. Un applauso, grazie. Accanto all'artista americana abbiamo un'artista scozzese, Graeme Swanson, con le opere pittoriche, quelle le vedete, non sono proprio piccole, quelle alla vostra, alla mia destra. Lo stesso autore stasera farà una performance, quindi vi chiedo di rimanere qua in quanto in quell'altra sala realizzerà una tela dal vivo. Un applauso, grazie. Mentre in fondo abbiamo l'artista Carina Fugd, in quanto è svedese, quindi, e questa è la pronuncia esatta, le abbiamo domandato come si pronuncia in quanto italiano, io l'avrei detto Fogd, però non è quella la sua pronuncia, quindi pronunciamola come si deve. Un altro artista veramente con delle opere splendide, con 8 acquerelli, che purtroppo stasera non è qui con noi, però faremo del nostro meglio per rappresentarlo. In quest'altra sala ci sono 8 acquerelli dell'artista David Whitefield, inglese. A questo punto io non vi voglio annoiare, perché tanto la parte noiosa toccherà al critico d'arte, quindi passo a lei la parola in modo tale che lei vi può raccontare al meglio le opere e gli artisti qua presenti. Grazie a tutti. Molto grazie. Spero di non essere noiosa. Non vi annoiate, mi raccomando. Allora, io partirei dal carissimo artista Whitefield, che purtroppo non è riuscito a raggiungerci, che è un artista inglese, che come potete ben vedere, questo è il suo linguaggio maturo. Infatti Whitefield parte con un la sua opera parte con un'opera aerografata, ma interrogando con lui, insomma, attraverso delle mail, lui mi ha potuto spiegare benissimo il suo percorso artistico. Whitefield è un infermiere presso un istituto psichiatrico.
E come insomma si traspare dalle sue opere questo suo trascorso e comunque questo suo lavoro ha interferito molto nella sua opera. Infatti sono opere molto sofferte nonostante il colore sia molto, molto chiaro e si vedono infatti dei personaggi che combattono probabilmente con loro stessi. C'è una sorta di io e superio attraverso insomma, i personaggi di questo straordinario artista. E alla base della sua pittura c'è anche un forte rimando alla pittura e al movimento di Francis Bacon. Infatti chi conosce Francis Bacon e ha avuto anche la possibilità di vederlo ultimamente, è sicuramente di forte ispirazione per questo artista scozzese. Invece più calma, più rilassata è l'opera invece alle mie spalle e sicuramente qui c'è si rischiava la tela e c'è una forte calma in quello che trasmette la nostra artista. E lei, come potete ben vedere, usa questa matericità molto forte ed è un desiderio di uscire dalla tela, forse dalla bidimensionalità. Infatti le sue opere sono piatte, ma poi cercano di venire appunto fuori con una sorta di passione, riprendendo anche questa figura femminile che è un po' il suo, diciamo, il simbolo di tutta la sua opera. E sembra una Venere che voglia uscire insomma da questo tempio e trasmetterci qualcosa. Invece i due quadri che vedete qui alla mia sinistra riprendono sempre questi oggetti insomma di vita quotidiana e soprattutto questo qui sulla sinistra, un amore e una passione per la musica. Questo è un collage di materiali, di bulloni, di viti, che sono tutti i sentimenti che l'artista vuole trasmettere attraverso questa tridimensionalità. E la stessa, no, non è la stessa, ma tutto si diventa molto più colorato attraverso invece l'opera simbolica di Carina Fugd. Ok, va bene, lo abbiamo capito. Il suo elemento principale, l'elemento insomma, della sua opera, sono queste case a cui noi abbiamo chiesto il legame che lei ha con questa casa. La casa rappresenta per tutti noi sicuramente un punto di incontro, rappresenta l'unione dell'umanità, la casa, chi ce l'ha o chi non ce l'ha, comunque è un ideale che lei cerca di raggiungere attraverso questa tela. Anche se queste case rimangono sospese in una dimensione non collocabile, non c'è una figura di riferimento, non c'è un paesaggio a cui lei si riferisce. Però attraverso questo colore che lei dà, tralascia la sensazione di solitudine che potremmo avere guardando un attimo la sua opera, però il colore diventa sicuramente un'espressione di passione che lei ha per questa casa, per tutto ciò che poi rappresenta la natura, perché ci sono anche altri elementi che rappresentano la natura. Anche Grace Watson, la sua è un'opera, come potete vedere, puramente astratta. Però lui attraverso questa stazione cerca comunque di darci dei messaggi e ad esempio prima durante l'intervista ci ha spiegato la sua interpretazione della natura e questo sentimento che lui ha attraverso il quadro grande che è praticamente la danza dei delfini. Questi delfini che si intrecciano attraverso dei colori, ovviamente la sua interpretazione della danza di questi delfini. E poi a me sembra che lui abbia sempre, anche attraverso un'opera astratta, il desiderio di farci entrare sempre nelle sue tele, perché come potete ben vedere ci sono
degli elementi anche architettonici, volendo, che ci invitano ad entrare nella sua tela e ad interpretarla come vogliamo. Cioè lui proprio ci dice: entrate nel mio mondo, probabilmente lo farà stasera attraverso la sua performance, noi avremo la possibilità di vedere e di entrare nel suo mondo. Infatti non vediamo l'ora che avvenga questa performance. Io spero di avervi fornito delle piccole chiavi di lettura, poi ci sarebbe da disquisire tantissimo su questi artisti che veramente stasera ci meravigliano e sono straordinari, anche nel parlare come persone sono veramente affabili, persone a tutto tondo. Quindi noi vi ringraziamo per la presenza e vi ringrazio tutti quanti. Vi ricordo che c'è la Notte Bianca il 30 aprile, vi aspettiamo numerosi, spargete la voce, mi raccomando. Ci sarà un'altra performance di un'artista toscana che si chiama Elena Bustotti e vi aspettiamo numerosi. Grazie mille. Mentre vedete, mangiate, gustatevi anche la performance, grazie.